Tutto pronto, questa è RTL 125, questa è la Champions League qui a Torino. Juventus Stoccarda sta per iniziare, con la Juventus che darà il calcio d'avvio. Saltella Dusan Vlahovic, attende il fischio iniziale, sarà come detto la Juventus in maglia bianconera a dare avvio a questa partita. Consulta il cronometro l'arbitro, guarda i suoi assistenti, attende probabilmente che scocchino le 21 esatte. In questo istante arriva il fischio d'inizio, è cominciata Juventus Stoccarda, con la Juventus che manovra il primo pallone. Attenzione, attenzione, lo Stoccarda è in vantaggio, ha segnato Undav esattamente dopo 2 minuti e 15 secondi nel corso del secondo tempo. Attenzione, VAR, fallo di mano, calcio di punizione in favore della Juventus, gol annullato allo Stoccarda. Adesso ha preso la sua decisione, torna sul terreno di gioco, fa simbolo del VAR e indica il dischetto. Calcio di rigore in favore del Stoccarda. Milò contro Perin, parte la sua rincorsa, il tiro, la parata di Mattia Perin che tiene in vita la Juventus, nettamente il migliore in campo, si è confermato anche respingendo questo tiro dal dischetto. 5 minuti ancora di sofferenza per la Juventus con la formazione che attacca. Touré al rigore, Touré, rete. E questa volta il gol sembra buono. 98esimo minuto, Stoccarda 1, Juventus 0, gol di Touré al 92esimo, ma ultima chance per la Juve con questo calcio di punizione dalla tre quarti, con Fagioli sul punto di battuta, tutti avanti quelli della Juve, il tocco sul breve per Uì, ancora Fagioli, bisogna buttarla in mezzo, parte il cross adesso, colpo di testa del difensore, poi Touré allontana il pallone ma glielo soffia Uea, ma non c'è tempo. Arriva il fischio finale dell'arbitro norvegese Eskal, la Juventus esce sconfitta dalla partita contro lo Stoccarda. Siamo al 18esimo minuto qui alla Villa Park, ancora 0-0, un bel Bologna propositivo che si sta facendo vedere dalle parti di Martinez, qualche occasione l'ha avuto ma non molto concreta, forte invece questa Aston Villa che sta provando a sfondare soprattutto dal lato destro. Attenzione ora al Bologna con Ndoye che apre per Posch, siamo al limite dell'area di rigore ma fischia in questo istante Pinheiro la fine del primo tempo qua a Birmingham. Aston Villa 0, Bologna 0, grande equilibrio. Ora c'è però questo calcio di punizione, alza la mano McGinn, chiama probabilmente uno schema il capitano degli inglesi, c'è solo Ndoye in barriera, parte McGinn, il cross all'interno dell'area di rigore, il gol dell'Aston Villa, McGinn direttamente dal calcio di punizione sorprende la difesa del Bologna e al 54esimo minuto e 24 secondi porta in vantaggio l'Aston Villa sulla Bologna. McGinn, attenzione ancora con Rogers che intercetta un lancio lungo all'altezza del limite dell'area di rigore, viene spinto sul fondo, trova però spazio, parte il cross, Duran, il 2-0, il raddoppio dell'Aston Villa, Duran raccoglie questo cross di Rogers e da due passi al volo di sinistro insacca la rete del 2-0. C'è questa azione in profondità dell'Aston Villa con Ramsey che prova il tiro ma Skorupski fa l'ennesima grande parata proprio sul fischio finale. Finale a Birmingham, Aston Villa 2 Bologna 0.